Ciao a tutti e benvenuti alla sessione numero 103 del 10 giugno 1982. Ora andiamo a vedere cosa ci racconta Ra. Io sono Ra, vi saluto nell'amore e nella luce dell'Uno Infinito Creatore. Adesso stiamo comunicando. Intervistatore, per prima cosa potresti darmi le condizioni dello strumento? Io sono Ra. Le distorsioni fisiche dello strumento restano serie. Inoltre, le energie vitali di questo complesso mente-corpo-spirito sono molto diminuite, sebbene accettabili per le necessità di questa seduta. Questa deve essere notata come la lettura vitale più bassa e più distorta di questa importantissima energia. Le distorsioni mentali e mentali-emozionali sono come viste l'ultima volta. Troviamo che la volontà dello strumento, essendo stata usata poco saggiamente, abbia incoraggiato le distorsioni dell'energia vitale. È bene che lo strumento ponderi questo. Intervistatore, qual è la situazione rispetto ai problemi fisici con le porzioni digestive del corpo che lo strumento ha avuto in precedenza? Io sono Ra. Il raggio giallo, dobbiamo correggerci. Io sono Ra, per favore. Soffiare il fiato attraverso l'area del petto di questo strumento. Io sono Ra. Il canale ora è soddisfacente. Troviamo che il corpo chimico del raggio giallo dello strumento sia esausto, ma che stia tentando di migliorare con azioni come esercizi e dieta. Possiamo dire che l'infezione non ha lasciato completamente il complesso corporeo, sebbene sia molto meno virulenta. Intervistatore, qual è l'attuale situazione rispetto al nostro compagno di quinta densità, al servizio al sé? Io sono Ra. Questa entità, per un certo periodo del vostro spazio-tempo, è stata a riposo. Tuttavia, è stato allertato che stava avendo luogo la seduta e presto sarà ancora una volta vostro compagno. Intervistatore, Ra può raccomandare qualcosa che lo strumento possa fare o che noi possiamo fare per migliorare qualcuna delle energie dello strumento? Io sono Ra. Questo è materiale trattato in precedenza. Abbiamo sottolineato il sentiero che lo strumento puoi intraprendere nel pensiero. Intervistatore, non intendevo trattare materiale trattato in precedenza. Speravo di aggiungere qualcosa che avremmo potuto fare su cui concentrarci al momento. La cosa migliore possibile che noi o lo strumento potessimo fare per migliorare queste energie, l'attività saliente. Io sono Ra. Prima di rispondere, chiediamo la vostra vigilanza durante le fitte di dolore, dato che il canale è accettabile, ma viene periodicamente distorto da severe distorsioni fisiche del corpo chimico del raggio giallo dello strumento. Queste cose salienti per il gruppo di supporto sono preghiera e ringraziamento in armonia. Questo il gruppo ha compiuto con una grande tale di accettabilità che non abbiamo nulla da cavilluare sull'armonia del gruppo. Riguardo allo strumento, il viaggio del peggio in azione al peggio in essere è arduo. L'entità ha negato se stesso al fine di essere libera da quella che lei definisce dipendenza. C'è una nota perché Carla sembra che abbia fatto un fioretto per il nuovo anno di smettere di comprare vestiti per se stessa per un anno. Questo genere di martirio, e qui parliamo del piccolo ma simbolicamente grande sacrificio dei vestiti, provoca nello strumento la formazione di un'individualità in povertà che alimenta un senso di demerito fin tanto che la povertà viene vista come la vera ricchezza. In altre parole, il bene che lavora per le ragioni sbagliate provoca confusione e distorsione.
Incoraggiamo lo strumento a valorizzare se stesso e a vedere che i suoi veri requisiti sono valutati dal sé. Suggeriamo contemplazione della vera ricchezza dell'essere. Intervistatore, c'è qualcos'altro che noi o lo strumento potremmo fare che lavorerebbe specificatamente sulle energie vitali dello strumento per migliorarla? Io sono Ra. Andiamo di nuovo incontro all'ostacolo del libero arbitrio. Intervistatore, in tal caso alcune domande su carta numero 7 per finire il nostro primo passaggio sugli archetipi della mente. C'è una T con due angoli retti sopra sul petto dell'entità nella carta 7. Abbiamo ipotizzato che la T inferiore abbia a che fare con la possibilità di scegliere uno dei sentieri della trasformazione e i due angoli in alto rappresentano la grande via dei sentieri di destra e di sinistra nella trasformazione mentale che crea il cambiamento dallo spazio-tempo al tempo-spazio. Si potrebbe dire, è difficile da esprimere. C'è qualcosa di corretto in questo? Io sono Ra, sì. Ra commenterebbe questo? Io sono Ra. L'uso del Tao. Qui c'è una piccola nota da fare perché Tao in araldica è un tipo di croce chiamata la croce Tao. Quindi l'uso del Tao e della squadra dell'architetto è effettivamente intesa a suggerire la prossimità dello spazio-tempo nell'ambiente della Grande Via al tempo-spazio. Troviamo questa osservazione molto perspicace. L'intero umore, diciamo, della Grande Via è effettivamente dipendente dalla notevole differenza dal significatore. Il significatore è il sé significativo, per larga parte, ma non interamente influenzato dall'abbassamento del velo. La Grande Via della mente, del corpo, dello spirito disegna l'ambiente che è stato la nuova architettura provocata dal processo del velo e dunque immersa nella grande e illimitata corrente del tempo-spazio. Intervistatore, presumo che le ruote del carro indichino l'abilità della mente di muoversi nel tempo-spazio. È corretto questo? Io sono Ra. Non possiamo dire che l'osservazione sia del tutto sbagliata, perché nel tempo-spazio c'è tanto lavoro quanto ne ha assimilato l'individuo che evoca questo complesso di concetti. Tuttavia, sarebbe più appropriato attirare l'attenzione sul fatto che sarebbe il carro, se dotato di ruote, non è imbrigliato in ciò che la traina con briglie fisiche o visibili. Cosa allora, o studente, lega e imbriglia la forza motrice del carro al carro stesso? Intervistatore, ci dovrò pensare. Ci ritorneremo su. Stavo pensando di sostituire la spada nella mano destra con la sfera magica e di mettere uno scettro rivolto verso il basso nella mano sinistra, similmente alla carta 5, come simboli più appropriati per questa carta. Ra commenterebbe questo, per favore? Io sono Ra. È piuttosto accettabile, specialmente se la sfera può essere disegnata come sferica a fulgida. Intervistatore, la gamba sinistra piegata delle sfingi indica una trasformazione che avviene a sinistra e non avviene a destra. Probabilmente un'incapacità in quella posizione di muoversi. Questo può avere un minimo di merito? Io sono Ra. L'osservazione ha merito in quanto può servire come inverso della connotazione intesa. La posizione è intesa a mostrare due cose, una delle quali è la doppia possibilità dei personaggi ricchi di tempo lì disegnati. Il riposo è possibile nel tempo, così come lo è il progresso. Se si tenta una di mescolare le cose, la gamba superiore in movimento sarà fortemente ostacolata dalla gamba piegata. L'altro significato ha a che fare con lo stesso angolo retto, con la sua squadratura
architettonica come lo strumento sul petto dell'attore. Il tempo-spazio è chiuso in questo complesso di concetto, chiuso per via del processo del velo e della sua efficacia nel produrre attori che desiderano usare le risorse della mente per evolversi. Intervistatore, presumo che la gonna sia inclinata a sinistra per la stessa ragione per cui lui è nella carta numero 4, per indicare la distanza che le entità polarizzate nel servizio al sé tengono dagli altri. E presumo anche che il volto sia girato a sinistra per la stessa ragione per cui lui è nella carta numero 5, per via della natura del catalizzatore. È più o meno corretto questo? Io sono Ra. Per favore, soffiate sopra il petto dello strumento, da destra a sinistra. Io sono Ra, va bene. La tua prima supposizione effettivamente è grosso modo corretta. Possiamo anche notare che noi, nel formare le immagini originali per la vostra gente, stavamo usando i luoghi comuni culturali dell'espressione artistica di quelli in Egitto. Il volto è disegnato molto spesso di lato, come anche i piedi. Abbiamo fatto uso di questo e quindi desideriamo alleggerire il significato delle figure di profilo. Comunque, in nessun caso finora in queste riflessioni è stata disegnata qualche cattiva interpretazione o interpretazione insostenibile. Intervistatore. Si stanno avvicinando rapidamente, io credo, il tempo limite appropriato per noi per questa seduta. Così vorrei chiedere qual era il problema in questa seduta. Quando per due volte in questa seduta abbiamo dovuto soffiare sopra il petto dello strumento. Io sono Ra. Questo strumento è inconsapevole del metodo usato per contattare Ra. Tuttavia, all'apertura di questa sessione, il suo desiderio che questa sessione venisse alla luce era particolarmente forte. Dunque, era inavvertitamente prematuro nella sua separazione dal corpo fisico del raggio giallo. In questo stato, l'oggetto che tu definisci microfono da colletto è stato lasciato cadere sullo strumento. Il contatto inaspettato ha provocato un danno ai muscoli del petto e raccomandiamo un po' più di attenzione in uscita da questa seduta per evitare stress in modo che il danno possa guarire. Vi è una componente metafisica di questo danno e pertanto desideravamo essere abbastanza sicuri che tutte le porzioni dell'ambiente fossero pulite, dal momento che questo luogo per la seduta non ha il suo solito livello di protezione. Abbiamo utilizzato un po' di fiato per ripulire l'ambiente che era a rischio. Intervistatore, la ragione per questa mancanza di protezione sta nel fatto che è passato parecchio tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto una sessione qui. Io sono Ra, no. Intervistatore, qual è la ragione? Io sono Ra. La ragione di cui parlavamo è la mancanza di una ripetizione regolare del cosiddetto rituale di messa al bando. Intervistatore, da questo desumo che sarebbe molto appropriato eseguire quotidianamente il ritmo di messa al bando in questa stanza, è corretto questo? Io sono Ra, è accettabile. Intervistatore, non voglio stancare troppo lo strumento, ci stiamo avvicinando al momento. Chiederò solamente se c'è qualcosa che possiamo fare per migliorare il contatto o per mettere lo strumento più comodo e qualsiasi altra cosa che Ra può dire in questo momento che ci possa aiutare. Io sono Ra. Troviamo che gli allineamenti siano stati osservati piuttosto meticolosamente. Siete coscienziosi. Continuate nel supporto uno con l'altro e trovate la preghiera ed il ringraziamento che l'armonia produce. Dimenticatevi delle preoccupazioni e siate felici. Io sono Ra, vi lascio a glorificarvi nell'amore e nella luce dell'uno infinito creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell'uno infinito creatore. Adonai.
E con questo saluto siamo arrivati alla fine di questa sessione. In conclusione di tutto ci sono delle note per i lettori. Quando riguardiamo il materiale nel volume 4, troviamo che le seguenti affermazioni dirà nella sessione 97 sia la chiave di questo inizio dello studio della mente archetipica. Noi non desideriamo creare quella che potrebbe essere considerata da qualsiasi complesso mente-corpo-spirito una serie di immagini completa e infallibile. Vi è un punto sostanziale da chiarire a questo riguardo. Stavamo indagando con l'aiuto dell'intervistatore sui complessi di concetto della grande architettura della mente archetipica, per afferrare in modo più chiaro la natura, il processo e il proposito degli archetipi, Ra ha fornito una serie di complessi di concetto. In nessun modo noi, come umili messaggeri dell'Uno Infinito Creatore, dovremmo desiderare di portare all'attenzione di qualsiasi complesso mente, corpo, spirito che ricerca la propria evoluzione la più pallida idea che queste immagini siano altro che non una risorsa per lavorare nell'area dello sviluppo della fede e della volontà. Per metterla in prospettiva, dobbiamo quindi osservare con insistenza il sorprendente mistero dell'Uno Infinito Creatore. La mente archetipica non risolve alcun paradosso o non porterà tutto all'unità. Non è questa la proprietà di qualsiasi fonte che sia di terza densità. Pertanto, permetterci di chiedere allo studente di guardare in alto dal lavoro interiore e completare la gloria, la forza, la maestà, il mistero e la pace dell'unità. Non lasciate che alcuna considerazione di uccello o bestia, oscurità o luce, forma od ombra tenga chiunque sia alla ricerca lontano dalla considerazione cruciale dell'unità. Noi non siamo messaggeri del complesso, noi portiamo il messaggio dell'unità. Solamente in questa prospettiva permettici di affermare il valore per il ricercatore di iniziazione dell'afferrare, articolare e utilizzare questa risorsa della mente profonda, esemplificata dal complesso di concetto degli archetipi. E questo è l'epilogo. Dopo 106 sessioni, il contatto con Ra è terminato con la morte di Don Elkins il 7 novembre 1984. Dopo un anno di salute in declino, era l'armonia fra noi tre che supportava il contatto con Ra. Quindi non lavoriamo più con Ra, né lavoriamo in stato di trance, ma ora canalizziamo altre fonti della Confederazione. Se siete interessati ai nostri altri libri o nastri, saremo felici di mandarvi informazioni su di essi. Scrivete ALL Research. E con questo si conclude anche il nostro viaggio insieme a Ra. È stato un viaggio meraviglioso che ci ha fatto crescere, ci ha fatto capire che oltre quello che vediamo con i nostri cinque sensi c'è veramente tanto da scoprire. Tutto quello che è la nostra vera natura, qual è il nostro cammino spirituale, qual è il nostro cammino di crescita? E abbiamo anche scoperto che la nostra coscienza è sempre in continua espansione. Io mi fermo qui, vi ringrazio per questo progetto. Grazie per il vostro supporto, grazie per il vostro affetto e grazie a Ra che ci ha aiutato a crescere, a maturare come entità e a capire qual è il nostro viaggio, il viaggio della nostra anima. Grazie di cuore. Ciao.